Si è svolta ieri, mercoledì 9 gennaio, nella sala di rappresentanza del Palazzo di Città, la presentazione del calendarietto 2019 dell'Associazione Proselva. Il fascicoletto, che come da tradizione ha sulla copertina una foto del minareto, quest'anno è stato curato dal maestro d'arte Gianni La Cialamella, che su suggerimento della presidentessa Petruzzi lo ha dedicato alla moda degli anni 60 alla Selva di Fasano, il momento più glamour della località silvana. Le immagini all'interno provengono dai preziosi archivi delle famiglie Colucci e Ricciardi, nonché immagini di abiti e accessori della collezione privata di Gianni La Cialamella. Inoltre, ogni foto è corredata da un ricordo, una curiosità, un aneddoto che ci fanno rivivere la selva degli anni d'oro. La presentazione si è conclusa con una breve sfilata di abiti originali dell'epoca, che accompagnati dalla musica hanno permesso ai presenti di ritornare indietro nel tempo a quei fasti. Abbiamo chiesto alla presidentessa dell'Associazione Proselva, Rosanna Petruzzi Lo Zuppone, quando è nato il calendarietto. È nato nel 1996, quando è nata l'associazione, che è nata nel mese di ottobre, e fu un consiglio dell'ingegner Fernando Attoma Pepe, presidente allora dell'iniziativa Dialetto, associazione iniziativa Dialetto. Mi disse: Rosanna, che ne pensi se facciamo un calendarietto insieme con i proverbi in dialetto e piccole poesie? Andiamo. E facemmo la prima edizione 1996. Di là poi siamo andati avanti e ogni anno c'è stata una peculiarità della collina fasanese fino ad arrivare quest'anno alla 23esima edizione, perché nel 97 non fu stampato che non avevamo una lira, e siamo arrivati quest'anno con l'idea della moda. E quindi abbiamo coinvolto Gianni La Cialamella, che è un cultore oltre che un esperto, e quindi siamo a 23 edizioni. E all'assessore Cinzia Caroli di spiegarci le peculiarità di questa edizione. Eh sì, quest'anno per questo appuntamento, insomma, con il calendarietto della selva, si è voluto fare un riferimento alla moda in particolare degli anni 60, che insomma dominava alla selva. Anche questo naturalmente è cultura. Intorno a me vedete delle modelle con degli abiti dell'epoca originali, questo lo voglio sottolineare, originali sia negli abiti sia negli accessori, infatti i guanti e quant'altro sono appunto curati insomma da Gianni La Cialamella e sono originali. L'idea appunto è quella di dare un nuovo impulso anche a questo appuntamento insomma del calendarietto, e grazie anche alla loro collaborazione, un piccolo défilé che sarà un assaggio ovviamente, che sarà organizzato quest'oggi nella sala di rappresentanza, sarà possibile insomma per tutti soffermarsi sia su olisticamente, diciamo, sull'abbigliamento, sullo stile dell'epoca, ma anche sul dettaglio che qui magari si può già notare.